Fiorello torna in TV, futuro in Rai o a Mediaset?. Rosario Fiorello pronto a tornare in TV, futuro a Mediaset o in Rai?. Il comico Rosario Fiorello, noto principalmente soltanto come Fiorello, ha dichiarato oggi all'ANSA che Edicola Fiore, il format da lui ideato e condotto, che lo ha visto impegnato dal 2011 e che dall'anno scorso è stato trasmesso su Sky 1 e in chiaro su TV8, non tornerà nei palinsesti della stagione 2017-2018 delle due reti. Il conduttore ha dichiarato di aver riflettuto a lungo su questa decisione, ma di essere giunto alla conclusione di aver bisogno di nuovi stimoli e di dedicarsi al varietà, come gli è stato più volte richiesto dal pubblico. Fiorello sarà quindi impegnato in un varietà dal titolo L'ora del Rosario, che secondo il conduttore potrebbe essere il suo ultimo show e sarà previsto per la seconda serata, non si sa però se in Rai o a Mediaset. Entrambe le reti gli hanno regalato grandi successi. Per Mediaset è stato protagonista del Fiorello Show e dell'edizione 1996-1997 di Buona Domenica e ospite al programma Una Rotonda sul Mare, condotto da Mara Venier e Droni, mentre in Rai ha condotto Stasera Pago Io e lo show più recente Il Più Grande Spettacolo dopo il Weekend. Fiorello chiude Edicola Fiore e torna in TV, Rai o Mediaset?. Oggi Fiorello ha dichiarato la chiusura ufficiale del suo programma radiofonico e televisivo Edicola Fiore, che era partito nel 2011 soltanto come format per il web, trasmesso prima esclusivamente su Twitter, poi anche su YouTube e Facebook, per poi diventare un programma radiofonico per Rai Radio 2. Con la presenza alla conduzione anche dell'amico e collega Marco Baldini, e terminare la sua esperienza su Sky 1. Nel corso degli anni il format di Fiorello ha visto come collaboratori il cantante Jovanotti, l'imitatrice Gabriella Germani e l'autore Riccardo Rossi e come ospiti ricorrenti il conduttore Amadeus, il regista Claudio Bonivento, il rapper Emis Killa e il giornalista e conduttore radiofonico Stefano Meloccaro. Ora però, il conduttore è pronto a voltare pagina dedicandosi a un programma trasmesso sui social Instagram e Facebook e al suo varietà L'ora del Rosario, che richiama il titolo del suo divertentissimo spettacolo teatrale degli scorsi anni, in cui si susseguivano imitazioni e gag, ma anche canzoni e duetti e che aveva visto il comico vestire i ruoli più disparati e collaborare con i gemelli di Guidonia, Pacifico, Luigi e Edoardo Acciarino, contando sul supporto musicale della band diretta da Enrico Cremonesi.